Pietro, siamo quasi alla fine di questa serata, questa bella festa per Riccardo. Te l'aspettavi una festa così per questo pallone d'oro? Forse la Desenzano un po' sì, No, sinceramente devo fare i complimenti a chi l'ha organizzata, quindi alla Pro Desenzano, perché veramente ha fatto una cosa importante, oltre al fatto che Ricky lo meriti, quindi però veramente ben riuscita, bella serata. È una chicca da raccontarci. Abbiamo sentito Rampulla e Ferri che insieme mi spaventano un po'. Ti vedo un po' più posato, ma non so se... No, di Ricky devo dire una cosa, per avvalorare un po' quello che è tutto il discorso, il leitmotiv della serata, no? La sua passione, quello che ha dimostrato anche qua, il fatto di fare 90 km avanti e indietro, 180 perché tra andata e ritorno non sono pochini, e a dimostrazione, perché io e lui abbiamo giocato insieme a Perugia. E proprio quell'anno lui poi a gennaio, visto che giocava poco, sempre per questo discorso di fare le cose di pancia e quindi senza troppo ragionare, ma solo ragionare in funzione di quello che è la sua carriera, andò a giocare a Reggio Emilia in una squadra ultima in classifica in Serie B. E quindi dimostrò anche quell'ennesima volta, quella volta, di pensare più alla voglia di giocare, alla passione che ha per il calcio, che non tanto magari la sua carriera, perché la scelta non fu sicuramente indovinata, visto che poi la squadra retrocesse. E lo stesso aveva fatto qualche anno prima, quando era alla Sampdoria, dove è ricordato con Ricky Ferri, dove comunque era un giocatore promettente sul quale tanti facevano conto, e lui ha voluto tornare, visto che aveva avuto qualche problemino con l'allenatore del tempo, ha voluto tornare a Cremona, sempre contro gli interessi di quella che poteva essere la sua carriera. Quindi a dimostrazione, a maggior ragione, questo premio è strameritato, perché veramente premia la sua costanza, la sua voglia che mette ancora tuttora. Beh, adesso potrebbe concludere la carriera con una bella promozione. Ma io me lo auguro, perché comunque, visto quello che è successo questa sera, visto l'entusiasmo che c'è nella società, nella città di Desenzano, per quello che hanno anche organizzato per premiare Ricky, penso che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta per la sua carriera e probabilmente anche per la stagione della Pro Desenzano.